Anch'io so benissimo che non potrò parlare con lei del suo primo tema o altro. E quindi ho sentito questo bisogno, che è nato proprio come un bisogno. Io non ho scritto questa lettera per insegnarle, indicarle, no, per dire come sono stato io in rapporto ad alcuni eventi piuttosto grossi, come ho reagito. Poi, se lei imparerà a reagire allo stesso modo o no, non lo so. Non so se mi spiego, è più una confessione, un dire come sono stato, che non insegnare qualcosa a qualcuno. Ecco, tutto qua. Proprio ho sentito il bisogno di quelle intimità che non avrò mai. Sono sempre stato curioso dei ragazzi, di come la pensano. Sempre. Vedi, quando insegnavo all'Accademia, al centro sperimentale, io che cosa avevo? Avevo davanti a me degli allievi che avevo scelto io, un massimo di 3, tanti erano i posti, 3. E mi pareva, quindi erano dei ragazzi preparati, intelligenti, difficilmente mi sbagliavo, però confrontavo il mio Amleto, metti conto, con il loro. C'erano un po' di anni di differenza di età. Il loro modo giovane di leggere Amleto non era lo stesso del mio, ma le loro idee erano come sangue vivo per me. Mi sentivo Dracula la mattina quando andavo a fare lezioni. Andavo la mattina a impregnarmi delle loro idee, discuterne e magari, come disse Orazio, non condividerle, però conoscerle era già tanto importante.